C'è un territorio grigio nel quale si è sempre pensato si muovesse il mondo del lobbismo, forse troppo spesso criminalizzato oltre misura, ma che ora sembra estendersi anche a quello delle ONG, se non di tutte, di sicuro alla Fight Immunity, fondata nel 2019 da Mario Panzeri, appena dopo che aveva lasciato il seggio di deputato europeo di PD e poi di Articolo 1. Panzeri è stato arrestato a Bruxelles per associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio, nel più grave scandalo che ha travolto il Parlamento europeo e che ha portato in cella anche Eva Kaili, la vicepresidente greca del PASOK, e Francesco Giorgi, compagno della Kaili ed ex collaboratore di Panzeri. Giorgi è stato a lungo interrogato dai magistrati. Le sue dichiarazioni sui rapporti tra la Kaili e lo stesso Panzeri e sull'attività delle ONG negli ultimi 3 anni potrebbero confermare elementi già raccolti dall'accusa e aprire uno squarcio nuovo nell'inchiesta che farebbe tremare ancora di più il palazzo. Mesi di indagini segretissime hanno scoperto, sostengono i magistrati, un flusso consistente di denaro e di regali costosi che dal Marocco e dal Qatar finivano a Panzeri, il quale li dirottava, dice l'accusa, verso personaggi che lavorano nell'istituzione, così da ottenere posizioni politicamente più morbide a favore dei due paesi, specie del Qatar, al centro del dibattito sul rispetto dei diritti umani e dei lavoratori durante la realizzazione delle opere del Mondiale di calcio. Nel board onorario di Fight Immunity, prima di dimettersi indignati a causa dello scandalo, sedevano calibri come il Nobel per la pace, Denis Mukwege, Bernard Cazeneuve, ex premier francese, gli ex commissari europei Emma Bonino e Dimitris Avramopoulos e Federica Mogherini, ex rappresentante UE per gli affari esteri. Nel residence di Bruxelles, dove vive Panzeri, sono stati trovati 600.000 euro in contanti, una quantità di denaro difficile da giustificare per chiunque. Altri 600.000 in banconote sono stati sequestrati al padre della Kaili, che è stato arrestato, in un trolley che si trascinava uscendo in fretta e furia da un famoso hotel, mentre 150.000 in biglietti contanti erano a casa dell'ex giornalista greca, dove è stato arrestato Giorgi, ex collaboratore di Panzeri al tempo in cui era deputato. In tutto raggiunge il milione il denaro sequestrato.